Adesso parliamo anche di uno spettacolo per bambini, ragazzi e anche adulti che vogliono tornare bambini. Quando c'è il magico Zecchino d'Oro per i suoi primi 60 anni, lo Zecchino d'Oro si regala un musical che sarà domenica alle 16 al Teatro delle Celebrazioni. Ne parliamo con uno degli autori, Pino Costalunga della Fondazione AIDA. Benvenuto. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Sì, hai proprio ragione, sono i 60 anni dello Zecchino d'Oro e quindi sono per i bambini di oggi e anche per i bambini di ieri. È da un po' che resiste e fa sempre successo lo Zecchino d'Oro. Come avete impostato lo spettacolo? Guarda, siamo partiti dall'idea di raccogliere delle canzoni, magari riconoscibili, molte sono riconoscibili nel senso di famose, sia degli Zecchini di un tempo, dei primi Zecchini, infatti la più vecchia addirittura del 69, fino agli ultimi Zecchini, infatti c'è una canzone che ha vinto 2 anni fa lo Zecchino d'Oro. Queste canzoni dello Zecchino d'Oro, c'è Il Caffè della Peppina, c'è Torero Camomillo, c'è Per un Però, c'è Prendi un'emozione, le abbiamo legate con una storia originale, dove il protagonista è lo Zecchino d'Oro, che in questo caso è una monetina magica che dà la possibilità di viaggiare nei sogni. Il possessore di questa monetina magica è l'omino della luna, che tra l'altro è il personaggio di una canzone del 69, della più vecchia che c'è in scena dello Zecchino d'Oro. Questo Zecchino d'Oro permetterà ad Alice e all'omino della luna di fare un viaggio nei sogni, dove Alice, che è una bambina che ha paura del buio, un'altra canzone dello Zecchino d'Oro, imparerà, crescerà e imparerà ad avere un po' confidenza anche con le sue emozioni. Ecco. Volevo farti questa domanda. Da una parte, le differenze che avete trovato, se le avete trovate o sono degli evergreen, le canzoni degli anni, per esempio 60, 70, le più vecchie rispetto a quelle di oggi. Dall'altra, la reazione del pubblico, dei più piccoli ma anche dei più grandi che ritornano bambini. Beh, la reazione del pubblico è sempre una reazione divertita, soprattutto quando riconoscono le canzoni, provano un grande piacere nel riconoscersi in queste canzoni, nel riconoscere i propri momenti del passato. Certo, c'è una differenza musicale fra le canzoni più vecchie, diciamo così, e le canzoni più nuove. Grazie anche a Patrizio Maria D'Artista, che le ha riarrangiate, grazie a lui hanno una lettura tutta molto simile, però ci sono veramente delle differenze stilistiche tra le canzoni degli anni 60 e quelle contemporanee. Quelle contemporanee, per esempio, hanno una complessità anche di arrangiamento, una raffinatezza forse più elaborata di quelle di un tempo. Quelle di un tempo forse erano più semplici, però più facilmente ricordabili, quindi più facilmente orecchiabili. Ecco, noi abbiamo cercato poi di collegare i vari stili, le varie epoche, con un arrangiamento appunto di Patrizio Maria D'Artista, che ha lavorato proprio sugli arrangiamenti per dare anche un'unità e una qualità particolare allo spettacolo. L'appuntamento con il magico Zecchino d'Oro è al Teatro delle Celebrazioni domenica alle 16. Grazie a Pino Costalunga per essere stato con noi. Grazie a voi. Ricordo solo che la produzione è di Fondazione AIDA col Centro Culturale Santa Chiara di Trento e dell'Antoniano di Bologna.